cosa sarebbe? Live sarebbe Battisti dal vivo, ecco, cioè con pianoforte e con chitarra. Perfetto, perfetto. Allora, io direi, prima di così cominciare a fare tanti discorsi cerebrali sulle canzoni, di fare un passo indietro. Cioè io vorrei proprio tornare alle canzoni che mi sono più piaciute molti anni fa, alcune incise direttamente da Lucio, altre no. E volevo che tu, Lucio, me ne potessi riaccennare o col piano o con la chitarra, come ti viene meglio. Non so, canzoni, ecco, forse quella che mi piace di più delle vecchie si chiama Non è Francesca, non so se tu sei d'accordo. Sì, sì, cioè, che ti piaccia Non è Francesca? Sì, ma proprio che per mi me piace va bene di più. No, ma delle prime, cioè quella che io preferisco. Ah, ecco. Non so te. Dunque. E ti dico pure perché la preferi, poveraccio. Si deve sempre spostare fra chitarra e piano. La fai? La fai subito? Ma devo farla nella maniera tradizionale, un po' underground. Vabbè, non lo so, come vuoi tu questo? Un po' underground. Underground. Vai, vai, proviamo. No, vai. Ma underground, che sarebbe metropolitana. Ci prende in sembra. Giro adesso. Facciamo un genere metropolitana. Non è Francesca, Lucio Battisti. Com'era? Senti, un altro brano, sempre adesso facciamo proprio un passo indietro, no? Si chiama Nel cuore e nell'anima, credo lanciato dall'Equipe 84. Forse una delle prime volte con questa storia del Prato Verde, no? Una delle prime volte che così una canzone ti fa pensare un attimo, cioè resti un attimo lì, capito? Perché se non è Francesca, poteva essere una canzone, almeno che a me mi ha colpito molto perché era vera, capito? Perché era finalmente un fatto, non un solito amore tradizionale in una cornice rosa, ma per una volta, capito? Resti un attimo lì bloccato e pensi così, può essere anche un dramma. Invece Nel cuore e nell'anima proprio mi ricordo che è stato uno stravolgimento totale con questo Prato Verde. Che ti ricordo te, Mogol? Nel cuore e nell'anima è secondo me è una canzone molto lirica, sia è un testo... Spieghiamo, non nel senso dell'opera. No, non nel senso dell'opera. No, è meglio sempre essere molto chiari. Beh, insomma, farla ascoltare così... No, ma a parte che ha detto tutto Paolo, ha detto tutto, mi sembra, no? Questo Prato Verde, guarda, è grande. Nel cuore e nell'anima, allora si chiama. Dice che loro devono parlare più forte, se no non si sente? Nel cuore e nell'anima, si chiama. Sarà mica alta così. No, no, vai, guarda, va bene. Bravo, Battisti dal vivo, bravo, canta bene, Battisti. Come sei basso. Ma guarda che veramente oggi siete molto in forma, No, non è che siamo molto in forma, è un giorno qualsiasi oggi. Solito. Senti, ancora sempre parlando così di quel periodo, un pezzo che si chiama 29 settembre, pure questo stavamo prima parlando che forse il tema è stato proprio un po' ripreso da adesso dai Pooh, no? Con questa loro tanta voglia di lei, o no, Giulio? Beh, io il testo di Tanta voglia di lei non lo conosco bene, però se... Ma penso che è un po' l'idea, capito? Forse sarebbe che meglio torna. Che giudicassero gli ascoltatori, magari riascoltandolo. Sì, pure questa ce la sentiamo. Perché 29 settembre, così un giorno a caso? Vabbè, io un giorno a caso, sì. Un giorno a caso, cioè 29 settembre poteva anche essere il 14 di ottobre, non cambiava niente. Giornale radio. Tu fai il giornale radio? Eh beh, sì, vai. Allora, giornale radio. No, ma prima io devo fare seduto in quel caffè e poi lo fai giù. Ah, vabbè, 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 vai. Non è molto accordato, ma comunque è underground. Vabbè. Seduto in quel caffè. Giornale non... radio. No, fammi finire. Quando devo farlo? Devi farlo quando ti faccio il segno io. Fallo tu, Giulio. No, 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 perché non mi ricordo bene io, cosa dice il giornale. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Giornale radio. Ah, vabbè, oggi, vabbè, 29 settembre, ciapatrapa, ciapatrapa. Sì, ciapatrapa. E vabbè. Poi... E poi basta, poi come vai tu? Poi guardavo il mondo che già, da me, nell'elezione del Presidente della Repubblica. Non si può dire. Va bene, va bene, va bene. Hanno letto tanto. Allora. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Giornale radio, oggi 29 settembre, arrivando a voglio che andate le parole in lingua scuola. Facciamo senza giornale radio perché sennò. Ti ragazzi, viene male, parte. Potevo fare una parte finalmente. Mi hanno dato una chitarra scordata. Vai, vai, vai. Aspetta,
Esatto, Ventino, ti ricordi il tempo in cui per la prima volta è arrivato il sitar in Italia, 29 settembre? Sì, certo. No? Cioè proprio quel periodo così, il beat, la fine del tanto tempo, è passato 3 anni, no? Di più. Di più? 5. 5 anni. Poi c'è un pezzo che mi piace abbastanza che si chiama 7:40, un pezzo che c'è proprio il tempo e addirittura la violenza del tempo addosso, capito? Perché questo incalzare è molto svelto. Non so se per voi rappresenta un momento del discorso, di tutto, no, il discorso. No, non è, secondo me è un fatto più tecnico. Se questa è una canzone cinematografica che racconta un fatto e non vuole andare più in là del fatto, insomma. E l'altra invece celebratissima che si chiama Acqua Azzurra, Acqua Chiara, pure questa è un enorme successo, questa? Com'è? Questa è una canzone. No, questa è sempre un fatto di tecnica, sia è una canzone che è forse una delle prime che agisce sul passato e sul presente, no? Senza preavvisi. Cioè di colpo fa dei discorsi del passato e del presente, lasciando all'intuito dell'ascoltatore la possibilità di individuare passato e presente. Ecco, ma c'è già così tutta un'idea dei ricordi che poi troveremo in emozioni, sì, pensieri e parole. Più come tecnica che come significato, perché questo non è un discorso molto intimo, cioè non è un discorso profondamente nostro, è un discorso, direi così, che racconta una storia qualsiasi, ecco, non nostra. Senti Lucio, questa è sempre al piano, la sai? Sì, perché non si trova più la chitarra. Ma dove andate? Paolo Giaccio al microfono, sempre con Battisti e con Mogol. Adesso siamo tornati proprio alla prima canzone con la quale abbiamo conosciuto Battisti, almeno la prima con la quale che ha avuto un certo successo, che si chiama Prigioniero del Mondo, una canzone di cui la musica è fatta non da Battisti, no? Ma no, da Donida. Sì, è una canzone, però, di Donida, sì. Ti metti vicino al microfono. È una canzone di Donida che è piaciuta molto a Lucio e allora l'ha incisa. E tu mi stavi dicendo così che è un po', diciamo, il punto d'inizio di un vostro discorso comune. È un punto d'inizio. No, stavo dicendo un'altra cosa, che è una canzone, direi che è la canzone che ha anticipato poi quello che è esploso un po' così come sensazione, come desiderio di evasione nell'altra canzone, Il Vento. Non so se sì, ti ricordi l'incisione di Dick. Ce le sentiamo un attimo un po' tutte e due. Tutti e insieme. Due, sì, perché in entrambe, in Prigionieri del Mondo c'è questo desiderio di evadere e nel Vento invece c'è proprio il fatto, lui che se ne va, sia evade, sia. Sì. I Dick Dick la facevano una volta. Dick, sì. Senti, oggi come avete ripreso questo tema? Cioè con che pezzi, diciamo? Beh, ma non c'è mai la ripresa di un tema, c'è, secondo me, c'è un'evoluzione, una maturazione, ci sono altri problemi via via che noi scriviamo, sia problemi che ci appartengono in ogni momento. Oggi naturalmente allora il problema principale era quello di questa strana sensazione, questa strana voglia di evadere, nonostante l'amore nei confronti del mondo che ci circondava, no? E adesso naturalmente sono altri i temi che si trattano, temi che per esempio, non so, come il tema della gelosia e la voglia di superare questo retaggio, in fondo è ancora un retaggio, no? A meno quando è violento, quando è assoluto. E in Amore caro, amore bello, per esempio, c'è questo problema dove l'uomo vorrebbe perdonare ma non trova la forza, e quando lo fa per vigliaccherie, alla fine forse vale la pena di accennare. Ma devo fare tutto? No, fa solo alla fine, cioè, per esempio. Cioè lui fa sincera come l'acqua di un fiume di sera, Sì, praticamente perché lei aveva confessato una cosa. Una sua colpa, sì. Nel senso della dizionale. Sì, l'aveva fatto lealmente, no? Sì. Lui diceva, nonostante ti vedo bella, ti vedo pura, però troppo sole può fare morire. Cioè, questa verità, sì, è troppo per me. E quindi non la sopporto e non ti voglio più.